Partiti in questo momento il premio Amedeo Dughi d'Aosta, l'edizione 2014, con i concorrenti che vanno ad affrontare il primo ostacolo che è la battuta di tronchi, due di scuderia al comando in questo momento. A battuta di tronchi superata, adesso i cavalli andranno ad affrontare il Sieponcino e quindi le macerie. Ancora un salto, tutti e sei concorrenti affrontano bene il Sieponcino. Adesso toccherà il salto delle macerie e poi la staccionata. Al comando c'è il numero 5 di Mongioliano sul compagno di colori Conte Raffi. Saltata anche la staccionata, si va al siepone tra siepi. Con Mongioliano sempre leader sul Conte Raffi, poi il numero 4 di Iacuzzi. Superato anche il siepone tra siepi, adesso i cavalli gireranno ad affrontare il siepone fra siepi dopo la staccionata. Siamo al quinto ostacolo del 28 del percorso, siepone fra siepi affrontato, cavalli che hanno saltato tutti e sei. Dopo il siepone fra siepi si andrà in buca, quindi al limite di proprietà. Cavalli che entrano e escono dalla buca, con Mongioliano sempre leader, questo per la cronaca. Poi c'è Conte Raffi, quindi Giant Hawk. Dopo il limite di proprietà si tornerà alle macerie. Andatura abbastanza regolare e modesta, ma d'altronde diversamente non potrebbe essere, vista le difficoltà del percorso. Mongioliano ancora al comando su Conte Raffi, poi c'è il numero 4 di Iacuzzi e il numero 7 di Priori Bay. Cavalli che vanno alla Marrana, quindi adesso escono dal centro del campo e andranno a fare un giro esterno, Marrana affrontata col salto nell'acqua. Cavalli che sono sulla retta opposta a quella di arrivo, adesso si andranno a saltare tre siepi per poi trovarsi di fronte alla riviera e alla fence, proprio sotto addirittura di arrivo. Prima delle tre siepi superata, Mongioliano ancora al comando su Conte Raffi, poi c'è Iacuzzi, cavalli che affrontano la piegata del percorso, adesso con il salto alla seconda siepe, la dodicesima per dovere di cronaca, con Mongioliano sempre leader su Conte Raffi e il numero 7 di Priori Bay, poi Giant Hawk si sta per completare anche la piegata che li porterà addirittura sotto le tribune. Il salto ancora della siepe, adesso si affronteranno in sequenza, prima la riviera, poi la fence, con Mongioliano sempre al comando davanti a Conte Raffi e il numero 7 di Priori Bay. Cavalli adesso in addirittura davanti alle tribune, salto alla riviera, effettuato in questo momento, bene, tutti e sei concorrenti, Mongioliano al comando si appresta ad affrontare la fence, prende velocità il Dominic Pazzusca, è il primo ad affrontare la fence, lo fa in questo momento, così tutti gli altri, Conte Raffi, Priori Bay, Giant Tauk e via via tutti gli altri concorrenti, hanno affrontato bene anche il salto alla fence, ancora una siepe prima di imboccare la piegata che li porterà all'Arginello con siepe poi al muro prima del doppio, prima di affrontare la Marrana che li ricondurrà all'interno del campo. Ancora Mongioliano con qualche lunghezza di vantaggio sugli avversari, va l'assalto ancora dell'Arginello, dopo l'Arginello c'è il muro, intanto in seconda posizione si è portato Priori Bay, c'è sempre Mongioliano al comando e pronto a affrontare anche il muro, ostacolo numero 18, affrontato e superato. Adesso i concorrenti con il salto alla Marrana si porteranno ancora all'interno del campo di gara. Marrana affrontata e superata, toccherà il ventesimo ostacolo e si chiama doppio travone che Mongioliano affronta sempre al comando davanti a Priori Bay e poi l'altro compagno di colori che è Nils, mentre la corsa ha perso un concorrente che è Conte Raffi. Cavalli che vanno ad affrontare il Sieponcino fra siepi, che è il preludio all'ostacolo più difficile, il ventiduesimo, che è l'Oxer. Sieponcino fra siepi affrontato, Mongioliano al comando, Priori Bay in seconda posizione, in terza c'è Nils, adesso si va all'Oxer, attenzione, è l'ostacolo più difficile, Mongioliano lo affronta, Mongioliano all'Oxer, saltato, lo saltano tutti i concorrenti, bene, benissimo direi, tutti e cinque ancora in gara, tranne Conte Raffi, che ha finito anzitempo il percorso, dopo dell'Oxer si andrà alla gabbia dei sieponi, poi in buca al siepone sbarrato, adesso dunque toccherà alla gabbia di sieponi, ancora un ostacolo,
non tanto facile, superato anche questo, gabbia di Seponi superata. Da qua si va alla buca per la seconda volta, ancora Mongioliano al comando, in buca Mongioliano, uscita dalla buca, è sempre lui il leader, Pioribè in seconda posizione, Nils in terza, poi c'è il numero 4 di Acuzzi, quindi a chiudere il 3 di Gian Tauk, cavalli che stanno per uscire dal percorso interno, vanno ad affrontare gli ultimi 700 metri di gara sul percorso esterno con... affrontare le ultime siepi dopo il siepone sbarrato, cavalli che adesso si trovano sull'ultima piegata, sono tutti e cinque lì, Gian Tauk un pochino più discosso, i due scuderia, Mongioliano e Nielsen nelle primissime posizioni, ma c'è anche il numero 7 di Pioribè allo steccato interno che cerca di spostare per affrontare Nielsen che ha preso il comando delle operazioni, l'attacco deciso di Pioribè a Nielsen, saltata la siepe, ne mancano veramente poche, i due in dibattito aperto, è un gran ben finale di questo premio Amedeo Duchi d'Aosta, Nils ha riconquistato margine di vantaggio a Pioribè, va al salto ancora Nils al comando, c'ha una due lunghezze di vantaggio a centropista, Pioribè produce il suo massimo sforzo, ma Nils si difende ancora bene dall'ultimo attacco di Pioribè ed è Nils che viene a vincere il premio Amedeo Duchi d'Aosta edizione 2014, al secondo posto c'è Pioribè, al terzo finisce Gian Tauk, una bella edizione di questo premio con la vittoria di Nils, quindi il più giocato dei tre di scuderia, la vittoria vale 1.83 al totalizzatore nazionale. Al secondo posto dunque è finito un buon comunque Pioribè da quanto ci aveva già fatto vedere in occasione dell'ultima uscita vinta in maniera molto facile, Pioribè si è confermato, è il posto d'onore, vale veramente tanto anche per lui. Riguardiamo le ultime fasi della corsa con Nils che allunga con decisione e viene a vincere Joseph Bartos.